Eccoci qui con una nuova puntata del Fatto di Marcotti, analisi, commenti senza filtri, tanti argomenti anche per la giornata di oggi. Partiremo dai mercati con gli investitori che sono in cerca di spunti per naturalmente capire come muoversi nel mercato stesso, ma per capire a quali asset affidarsi in un momento di mercato davvero volatile. I mercati appunto sono all'insegna della volatilità per il tema dell'inflazione, per la minaccia di lockdown, soprattutto che arrivano dall'Asia, e poi con gli interventi delle banche centrali che proprio per il controllo dell'inflazione rischiano di portarci, adesso lo banalizzo molto, verso una stagflazione, cioè alzando i tassi di interesse per il controllo dell'inflazione, l'economia potrebbe essere penalizzata, quindi l'economia potrebbe subire un forte rallentamento in questo momento e di conseguenza appunto là, ecco qui la stagflazione. Peraltro nel Fatto di Marcotti ne abbiamo parlato anche in tempi non sospetti. Diciamo che io e Giancarlo Marcotti, io aiutata da Giancarlo Marcotti che è meglio, preveniamo e scontiamo le cose come i mercati fondamentalmente. Giancarlo, buongiorno. Grazie Emanuela, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Beh, perché comunque di stagflazione io e te ne abbiamo parlato quando ancora era ben lontano anche l'incubo. Adesso magari c'è un po' più di timore, no? In questo momento, però avevamo, cioè, insomma, forse non siamo stati sicuramente gli unici, però avevamo ipotizzato che a un certo punto le banche centrali avrebbero dovuto intervenire in maniera anche incisiva, no? In questo contesto. Ecco, ma c'è timore veramente? Partiamo da qui per gli scenari economici e politici, poi decliniamo come sempre gli argomenti. C'è reale timore di stagflazione a questo punto? Obiettivamente sì, perché cioè, per forza le banche centrali si troveranno costrette ad aumentare i tassi. Adesso è questione di capire non più il mese, ma la settimana. Oramai è quasi certo che a luglio anche la BCE, insomma, aumenterà i tassi dopo tantissimi anni, dopo 8 anni di tassi a zero. Quindi, insomma, è una novità assoluta. Ma è una novità imprescindibile, nel senso che no. Quindi adesso sappiamo che a luglio aumenterà, senz'altro aumenteranno i tassi. Bisogna decidere se 25 centesimi o 50 centesimi, 25 come vogliono, diciamo, i paesi mediterranei, 50 come vogliono i paesi del nord Europa. Ma vabbè, direi che sono sottigliezze, nel senso che senz'altro ci sarà anche un altro aumento di tassi prima della fine dell'anno, quindi per forza, insomma, non si può non agire con un'inflazione che adesso comincia a mordere in una maniera, Eh sì, diciamo, eh sì. evidente a tutti. Ecco, la cosa dell'inflazione è quando tutti se ne accorgono, ma nella realtà noi, e come hai detto giustamente tu, avevamo già ipotizzato la stagflazione, cioè questo aumento dei prezzi c'era, questa riduzione della crescita economica pure, e il risultato è questa cosiddetta Sì, stagflazione. sembrava che l'avessimo presa un po' alla larga, tutta quanta la discussione intorno all'inflazione, perché ancora quando l'inflazione veniva discussa meno, avevamo fatto tu ti ricorderai sicuramente, un Instant Focus l'evento, un nostro format proprio per parlare dell'inflazione. Perché dico che l'avevamo presa alla larga? Proprio perché giustamente tu in primis avevi voluto sottolineare le differenze, la differenza tra le varie inflazioni, perché non esiste solo l'inflazione cattiva. No? Esiste anche un'inflazione buona, però chiaramente quella in cui ci troviamo oggi è proprio l'inflazione cattiva, perché corrisponde anche a una crescita che non è crescita, cioè che rallenta, e soprattutto perché poi prima che esplodesse soprattutto il conflitto in Ucraina stavamo assistendo proprio alla ripresa delle attività produttive, dei consumi proprio dopo il periodo di lockdown. Quindi forse ancora di più questa inflazione è diventata cattiva, perché chiaramente abbiamo questa spinta inflazionistica dovuta ai beni energetici, eccetera, 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 causati tutto quanto causato dal conflitto, ma per questo l'abbiamo presa alla larga. Oggi però ci troviamo a doverne discutere. Ti faccio un'altra domanda che ci porta al primo tema, per avere la tua opinione. G7 finanziario, uno degli eventi clou degli scorsi giorni, effettivamente è arrivato una sorta di appello alle banche centrali, perché i ministri dell'economia, appunto della finanza, dell'Europa, insomma, cosa hanno detto?
attenzione perché l'inflazione potrebbe salire ancora di più, quindi velocemente le banche centrali devono agire. Il rischio esiste effettivamente in Europa in modo massiccio. Sì, anche questo, Manuela, noi l'avevamo detto tempo fa. Allora, è chiaro che aumentare i tassi vuol dire frenare l'economia e questo quindi non è che all'aumento dei tassi noi dovremmo per forza essere felici, no? Però dopo 8 anni di tassi a zero, e quando adesso io dico finalmente, magari non sarebbe corretto dire finalmente, ma comunque l'inflazione si è vista, cioè io avevo parlato dell'inflazione soprattutto sui mercati finanziari e dato che, come sai perfettamente anche tu Manu, sui mercati finanziari poi alla fin dei conti è solo una minima parte della popolazione che si interessa e quindi diciamo era un problema che non investiva, io dico in maniera, beh tu lo capisci, sai che non investiva la casalinga. Mm-hmm, ok. Hai capito che non... No, certo. Cioè, non arrivava al popolo l'inflazione, che c'era sui mercati finanziari, perché i titoli di Stato avevano raggiunto dei prezzi incredibili, quindi... voglio dire, quell'inflazione lì c'è da anni, solo che io dicevo guardate che prima o poi passerà anche all'inflazione vera e propria economica, quella che tutti poi dopo potremo vedere, perché quando andiamo al supermercato la vediamo, quindi questo è accaduto e adesso si corre ai ripari, giustamente si corre ai ripari, anche se naturalmente bisogna dare un occhio anche alla crescita economica, di non affossare quel minimo di crescita che comunque sarebbe assolutamente auspicabile. Assolutamente, ma qui insomma tu condividi tutte le preoccupazioni che sono emerse al tavolo del G7 per l'economia europea, cioè perché appunto sono state proprio evidenti, no? Preoccupazioni, cioè voglio dire, bisogna agire con maggiore tempestività, con maggiore incisività. Sì, io approvo insomma questa strada che è stata imboccata oramai. Detto questo, ripeto, la provo perché è un qualche cosa che va verso la normalità, cioè certo. Teniamo presente che quello che abbiamo vissuto precedentemente non era normale. Assolutamente. Questo è l'aspetto. A tornare nella normalità ci costerà, lo so, ci costerà, ma perché prima eravamo in un ambiente che non era un ambiente sano, cioè arrivavano soldi. Sì, i mercati non si sostenevano da soli, cosa che invece deve essere, cioè questo è un po', no, il concetto. Esatto. Precisamente. Okay. Sì, appunto, i mercati non è che devono, ma come noi, cioè in teoria se siamo aiutati per troppo tempo poi non sappiamo più fare le cose da sole, no? E invece se facciamo le cose da soli riusciamo a essere attivi e a sostenerci appunto in modo autonomo. Allora, mercati e investimenti, ti faccio una domanda bella bella diretta. Esistono ancora oggi asset sicuri? Perché il tema è proprio questo. Allora, a parte le considerazioni che si sentono in questo momento da parte di chi ha dei soldi investiti, no? Sto perdendo, ovviamente sto perdendo questo, sto perdendo quell'altro, però dall'altra parte non è che possiamo lasciare i soldi sotto il materasso, ma in questo momento di mercato come fare a capire cosa potrebbe assicurarci sicuramente protezione, che è quella che insomma cerchiamo, ma anche una rendita, ecco. Questa è la domanda delle domande, Manuela. Lo so, c'è sempre la domanda delle domande, no? Nel fatto di Marcotti. Vediamo un po', ragioniamoci. È un modo per ragionare, perché purtroppo non è che abbiamo la soluzione a portata di mano. Anche perché con ogni probabilità la soluzione non c'è. Comunque, allora, la prendo un po' alla larga, ma arrivo subito al dunque. Una volta, dico una volta, ma era solo pochi anni fa, si valutavano gli asset di investimento in base al rischio
e si partiva dall'investimento free risk, cioè senza rischio, okay? Privo di rischio. Era un investimento che aveva un rendimento bassissimo, ovviamente essendo privo di rischio, ricordiamo sempre rischio-rendimento, insomma maggiore il rischio e maggiore l'eventuale rendimento, ma naturalmente anche maggiore la probabilità invece di una perdita. Comunque esistevano questi investimenti free risk. Da qualche anno ci dicono tutti, guardate, scordatevi, gli investimenti free risk non esistono più. Gli investimenti free risk erano tipicamente i titoli dello Stato, per dire, insomma, un titolo dello Stato americano deve essere valutato senza rischio, perché sarebbe, quale sarebbe la probabilità di non ricevere poi alla scadenza l'importo investito, cioè vorrebbe dire, insomma, il default degli Stati Uniti, un evento impossibile. Però, insomma, abbiamo detto il free risk non esiste, e in ogni caso, se dovesse esistere, il rendimento è zero. Ok. Ok. Poi c'erano invece gli investimenti che avevano gradi di rischio. Normalmente le obbligazioni avevano un grado di rischio basso, naturalmente aumentava il grado di rischio all'aumento della duration, cioè della durata finanziaria dell'investimento. Perché è chiaro che un movimento di non so, mezzo punto percentuale su un titolo che scade tra un anno ha un impatto, un mutamento di mezzo punto percentuale su un titolo che ha 10 anni prima della scadenza ha un altro impatto. Quindi c'erano le obbligazioni e appunto si diceva andiamo su duration più basse per avere un minor rischio. Poi c'erano gli investimenti azionari, insomma fondi di investimento e così via. Poi c'erano i movimenti, gli investimenti addirittura a leva in cui il rischio aumentava. Cioè, c'era tutta questa cosa. Adesso invece, purtroppo, per chi non ama il rischio, sì, è rimasto pochissimo. Allora sono andato a vedere per curiosità proprio in questo fine settimana, più o meno, perché chiaramente non è che ho guardato tutti i fondi di investimento del mondo, ma insomma qualche casa di fondi di investimento, per vedere quali sono gli asset che dall'inizio dell'anno hanno guadagnato, e sono veramente pochissimi. Cioè, che ne so, ci sono degli investimenti sul currency China, per esempio, che ha tenuto un 2%, oppure degli investimenti di uno 0, ma sono investimenti proprio su titoli dello Stato a brevissimo termine, okay, quindi con duration inferiore all'anno. Quindi, insomma, pochissimi asset che non hanno perso. Quindi se noi andiamo a vedere l'inflazione, nella realtà hanno perso, perché se hanno guadagnato lo 0, e l'inflazione è il 6 o il 7%. È certo. Quindi a me, come penso a tanti altri, diciamo, che hanno una qualche conoscenza dei mercati finanziari, spesso arriva la domanda: scusi dottore, in questo momento dove, perché, arriva la domanda da tante persone, perché hanno visto che avevano investito in azioni ed è sceso, hanno investito in obbligazioni ed è sceso, eccetera. Non si capisce più, perché prima magari valeva la regola, tra virgolette, perché poi regole ce ne sono sempre poche, ma insomma valeva la regola, vabbè, azioni versus obbligazioni, quindi magari periodi in cui le azioni potevano dare migliori performance e quando queste invece erano un po' penalizzate si andava sulle obbligazioni. In questo momento, insomma, si è tutto un po' mischiato, non c'è. Poi ve lo vediamo, anche il bene rifugio per eccellenza, l'oro, non è più seguito. Certo, in questo momento c'è il dollaro, valuta rifugio, però anche lì è molto legata anche alle questioni geopolitiche, quindi come si fa a fidarsi, per così dire, oppure legata alle azioni delle banche centrali, no? Il dollaro, quindi come si fa a fidarsi anche di quello che il mercato ci sta mostrando in questo momento? Credo che fosse questo, no? L'epilogo a cui volevi arrivare anche tu, Giancarlo. Esatto, cioè teniamo i soldi sul conto corrente sapendo che se c'è l'inflazione i soldi sul conto corrente si bruciano.
Però voglio dire, andare a rischiare che oltre a perdere la percentuale di inflazione che c'è, perdere anche parte del capitale, cioè diventa veramente un problema in questo momento, trovare proprio un'area di parcheggio, Senti, ma diciamo, sotto il materasso? no? Sotto il materasso è come tenerli sul conto corrente, Ah, lo so, infatti. con il Sì. rischio che se il materasso dovesse andare in fiamme, il problema sarebbe grave, No, no, insomma. infatti, infatti, assolutamente. Era una battuta, ovviamente, però sai, in questo momento uno dice, ma me li tengo io e aspetto, cioè non li do a nessuno. Poi in momenti di mercato così confuso, si tende anche magari a non fidarsi troppo degli istituti di credito, vero Giancarlo? Perché si sa mai, uno dice, magari poi io ce li lascio lì e poi non si sa cosa succede ai miei soldi. Purtroppo la diffidenza, che spesso è anche legata a una conoscenza non propriamente corretta delle dinamiche proprio, no? Che stanno alla base del risparmio degli investimenti, però è una malfidenza sana, anche se vogliamo, cioè è ovvio che in questi periodi ci sia, ecco, e quindi si tende magari a tenerseli a casa, ma non è che stiamo facendo del bene così. Sì, beh, teniamo presente, Manuela, che non c'è un italiano che abbia perso un centesimo di euro sul deposito di conto No, no, corrente. esatto, quello dico, è una malfidenza legata a qualcosa che non esiste, però c'è, purtroppo, no? Allora, chi ha perso dei soldi sono persone che magari hanno comprato azioni di banche Esatto, oppure esatto. obbligazioni di banche. Ma se avevano soldi sul conto corrente, anche le banche che sono cosiddette fallite, insomma, poi alla fine sono state assorbite da altri istituti bancari, chi aveva i soldi sul conto corrente li ha mantenuti. Quindi da quel punto di vista lì non abbiamo ancora No, no, avuto. no, però sai, no, adesso esagero portando in auge un tema che è quello del prelievo forzoso, no? Per cui cioè, gli stati possono ovviamente ricorrere nel momento di tracollo finanziario, quindi magari per quello ci può essere un po' la diffidenza in momenti in cui si parla sempre di crisi, possibile recessione, guerra, inflazione, insomma, provvedimenti per aiutare bollette alte, persone che non ce la fanno più. È ovvio che quello è un tema che non dobbiamo considerare, però magari c'è chi pensa, no, anche a quello. In questo caso, Manuela, più del prelievo forzoso, anche se poi alla fine l'effetto è il medesimo, è la questione di applicare delle imposte sui depositi. Chiaramente, poi alla fine è la stessa Sì, perché cosa, ci però. prendono dei soldi tramite non è che ce li rubano, ci mettono delle imposte e noi dobbiamo ovviamente pagare di più. Però dal punto di vista dell'immagine, il prelievo è proprio come se mi avessero messo le mani nel mio portafoglio, le mani in tasca, Certo. diciamo. Invece, le tasse, cioè l'imposta, viene vista in una maniera diversa. Come normale, no? Insomma, come dire, vabbè, poi anche lì c'è un Io limite a penso. Sì, tutto. io penso che il prelievo forzoso stile 92 Amato abbia Sì. tentato appunto di non ripetere una cosa di quel genere, però alla fin dei conti è stata poi ripresa, perché noi adesso il 2 per 1000 sui nostri investimenti, che paghiamo tutti, insomma, cioè chiunque ha un investimento paga il 2 per 1000 di Sì. imposta. È praticamente un prelievo forzoso, non so come dire, insomma, non è che uno decide ad un certo punto la sua banca ogni 6 mesi gli preleva l'uno per mille No, del no, suo. certo. Sono, diciamo, sistemi uno più diretto e uno più indiretto, per così dire, no? O meglio, uno è indotto perché arriva da sé e invece l'altro viene fatto attivamente, cioè ti dico che io ti devo prendere dei soldi. Senti Giancarlo, ultimo aspetto che peraltro chiude il cerchio rispetto a questa situazione di cui abbiamo parlato. Governo in zona Cesarini, dimmi se apprezzi questo titolo, e Mario Draghi funambolo. Allora, perché? Perché abbiamo già parlato dell'ipotesi che l'azione di governo possa concludersi prima
prematuramente e Mario Draghi in questo momento effettivamente sta facendo un po' l'equilibrista. Peraltro oggi su Trend Online, possiamo anche vederlo, c'è proprio un tuo pezzo, la tua opinione, che con il titolo Draghi si arrabbia. Beh, Draghi ha richiamato i suoi sicuramente. Ecco, su questo chiudiamo su questo, ma è assolutamente necessario parlare di questo patto. Allora, non so se sia in zona Cesarini, nel senso, ovviamente per i non appassionati di calcio vuol dire, insomma, agli sgoccioli, per cadere il tempo, insomma. Sì. Non so se sia, però di sicuro so una cosa che obiettivamente mi ha parecchio infastidito, ma da italiano, cioè non puoi fare un consiglio dei ministri straordinario. 8 minuti è durato. Esatto, e farlo durare 8 minuti, perché lì è una presa per i fondelli, cioè non hanno neanche avuto il tempo di sedersi questi qua, quindi non è un consiglio dei ministri, quello è un deep cut, dire dovete fare così, punto e fine, senza aver possibilità di discussione, perché se dura 8 minuti, perdonami, la nostra trasmissione dura mezz'ora, insomma, in 8 certo. minuti non abbiamo detto nulla, no? Quindi secondo me questa è stata una forzatura di Draghi che non mi è piaciuta, poteva avere naturalmente le sue ragioni, perché voleva accelerare i tempi per l'approvazione di questo decreto sulla concorrenza, però non puoi farlo, almeno fallo durare mezz'ora, un'ora, fai credere che ci sia stata una discussione, anche tanto chi è che è all'interno, non è che ci sono i giornalisti lì, ma se tu fai un consiglio dei ministri, oltretutto diciamo che è stato richiesto in via del tutto straordinaria, insomma, sì, e lo fai durare 8 minuti, vuol dire che sei andato lì, hai detto a tutti i ministri bisogna fare così, punto e basta, senza dargli la possibilità di replica. Ok, quindi insomma ha sbagliato in quello, ma per il resto il fatto di averli richiamato all'ordine, perché il problema è che lui dice dobbiamo accelerare sulle riforme che servono fondamentalmente per portare avanti il PNRR, altrimenti è a rischio. In effetti siamo anche lì in zona Cesarini, oggi mi fisso con, anche se non c'entro nulla con il calcio, però mi viene da ripetere questa espressione, forse perché ieri ho assistito a tutti i festeggiamenti dei milanisti che hanno vinto lo scudetto, quindi ho questo tema calcistico nella testa. Però insomma ha fatto bene al di là della durata del Consiglio dei Ministri? Beh, dal suo punto di vista certo, voglio dire, poi se una cosa viene presentata come una riforma per quanto riguarda appunto la concorrenza, chi è contrario alla concorrenza? Nessuno, cioè siamo tutti perché ci sia un mercato in cui ci sia concorrenza, siamo contro l'oligopolio, il monopolio, eccetera. Attenzione però che ci sono dei settori, poi in questo caso la cosa che frenava erano questi stabilimenti balneari, sì. Bisogna fare un po' attenzione perché la concorrenza, ripeto, tutti siamo d'accordo sulla concorrenza, ci sono però dei settori sul quali bisogna ragionare, cioè, secondo me questa era una delle cose su quale occorreva ragionare, perlomeno diamogli il tempo di ragionare, non 8 minuti, insomma. Ok, beh, ma probabilmente ha detto io vi parlo e poi ci ragionate a casa vostra con calma, mente fredda, no? Insomma, però giustamente non c'è stato uno scambio, credo che ci sarà poi, anche perché bisogna correre adesso. Giancarlo Marcotti, grazie. Allora, ti seguiamo su Trend Online, ti seguiamo sul tuo Finanza in Chiaro con i video, naturalmente sulle fonti TV, quindi insomma potete contattare Giancarlo anche attraverso i social. Grazie per essere stato con me anche per oggi, ti auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. E allora, con il fatto di Marcotti, appunto, abbiamo, come dire, anche chiuso il cerchio rispetto ai temi che abbiamo iniziato a analizzare dalle prime battute del live di oggi. Io vi invito a seguire ancora le fonti TV con tutti i nostri approfondimenti che da adesso in avanti seguiranno, e poi siamo sui social e il nostro canale YouTube a cui potete iscrivervi per vedere e rivedere dei contributi che mandiamo live. Grazie per averci seguiti fino a qui e buon proseguimento di giornata.